Giorgio Agamben, Stasis, edito da Bollati Moringhieri. La guerra civile come paradigma politico. Giorgio Agamben, per alcuni filosofo italiano più noto all'estero, in particolare in Francia dove è molto citato, e che ha un debito formativo mai estinto con Martin Heidegger, ha ripreso la questione della teoria della guerra civile, il cui nome nella Grecia antica è Stasis. Parte dalla constatazione di un altro autore, Romain Schnur, che nel 1986 annotava che mancava, e manca tuttora, una dottrina della guerra civile. Aggiungeva pure che la disattenzione nei confronti della guerra civile andava di pari passo al progredire della guerra civile mondiale, oggi diventata guerra globale. Giorgio Agamben, interrogandosi anche sull'ademia, sull'assenza di popolo, trova la questione dell'origine della guerra civile né nella famiglia né nella città, né nell'oikos né nella polis, ma nel funzionamento interno tra le due, benché la sua origine la reperisca nella famiglia comunque, ma si sviluppi in combinazione con la città. Si dovrebbe dire che la stasis nasce in famiglia e si consacra nella città. Questo aspetto, che per Agamben è un risultato, no? Che stia in questa soglia tra la casa e la città, è invece da leggere, da porre in questione, come la copia citata di Carl Schmitt di Amico Nemico, che nasce nella Repubblica di Platone. La stasis starebbe al posto della soglia, della porta, dell'apertura. Sarebbe la soglia delle congiunzioni e delle disgiunzioni, ossia la negazione dell'apertura come giuntura e separazione. La separazione, infatti, non è una disgiunzione, che è il termine di Agamben. Quella che Giorgio Agamben chiama la guerra civile mondiale è la questione chiusa, in estensione. La questione chiusa risiede sui tre principi aristotelici, in particolare nel principio del terzo escluso, che è anche il terzo rappresentato nella dicotomia amico-nemico. E la guerra civile è la negazione della guerra intellettuale, che è arte della guerra in Niccolò Machiavelli, che non ha nulla più di machiavellico. E poi non è la guerra civile a chiamarsi stasis nella Grecia antica, è stasis nella Grecia antica a tradursi oggi con guerra civile. E guerra appartiene a una costellazione linguistica che non è quella di stasis. Verra, scritto con il V doppio, è stato il dispositivo germanico che è riuscito a scalzare il regno del dispositivo romano di guerra, bellum. La guerra è dispositivo non convenzionale, sul quale l'impero è franato. Ogni impero e ogni suo ricordo frana. Anche il Terzo Impero, il Terzo Reich, anche l'impero americano e oggi gli emergenti imperi asiatici.
La guerra intellettuale procede dalla questione aperta e dissipa ogni immaginazione e ogni credenza nel discorso della morte, che rimane tale anche nel testo di Giorgio Agamben, preso nell'ontologia dell'animale e in quello della famiglia e della città. La famiglia che procede dal discorso greco è la famiglia tragica, e così la città che procede dal discorso greco è la città tragica. La città del capro, del tragos, della vittima. E qual è il regno, l'impero del discorso greco? È quello della paura. Le sue quattro forme sono il terrorismo, l'unica forma citata dal filosofo, l'orrorismo, che non è il corollario di cui parla Adriana Cavarero in un suo libro con questo titolo, lo spaventismo e il panicismo, che sono neologismi per accennare appunto a queste quattro forme di paura che sono terrore, orrore, panico e spavento. E dinanzi alla paura non serve né battere in ritirata, come fanno i presunti comuni mortali, né affrontarla. La paura, come fanno i rari, come Martin Heidegger. La paura va dissipata ciascuna volta, la costruzione fantasmatica, l'impalcatura va vanificata ciascuna volta, svuotata di tutta la sua sostanza e di tutta la sua mentalità. A ciascuno, non va accettata questa paura, no? A ciascuno, non a ognuno, spetta di non prendere parte alla guerra civile. Partire in guerra contro il terrorismo fa parte della guerra civile. Non è modo di risolvere la guerra civile o la guerra delle religioni, quella dello sterminio, della zeroficazione completa del nemico, del terrorista. E questo, cioè di non prendere parte, a costo di essere privati dei diritti politici, come capita talvolta. Occorre trovarsi disarmati, senza più armi convenzionali, senza più una cartuccia da sparare nel circo della società dello spettacolo. Come si è trovato Francesco Petrarca dinanzi all'amore. Disarmo, se vogliamo, l'armata intellettuale, è l'analisi, l'assenza di soluzione. Non è la soluzione perfetta alla guerra civile mondiale che pare dominare la scena con il terrorismo e la sua lotta contro. Questa frase è stata scritta prima del 13 novembre 2015 a Parigi. È un testo dell'estate che appena abbiamo quella riscritto. Ora, in confronto con la punta dell'elaborazione teorica della psicanalisi non c'è in Agamben, che non sembra nemmeno sfiorato dall'opera del giurista e psicanalista Pierre Legendre, che incrocia spessissimo i suoi campi di indagine e ha un'opera considerevole e importante, anche se noi non gli abbiamo risparmiato le nostre obiezioni, come stiamo facendo peraltro a Agamben. E non c'è in confronto con la ciframatica di Armando Verdiglione, l'ultra psicanalisi, potremmo dire, per parafrasare l'ultra filosofia di Giacomo Leopardi, che divenne poi semplicemente la sua poesia. Questa, bella o brutta, alto o bassa, ricco o povero, questa è la nostra poesia. Ancora un cenno al disarmo. Non è l'inoperosità di Agamben
che vorrebbe disinnescare la macchina del potere. Vuol dire avercela davanti, no? Dinanzi non c'è la conclusione, la riuscita, c'è la macchina del potere, c'è il mulino a vento, c'è la costruzione fantasmatica che sbarra il passo, c'è il tabù del fare. Occorre il disarmo come analisi, occorre l'analisi di questa macchina del potere. Analisi come dissipazione delle soluzioni offerte da ogni dottrina del potere, compresa quella di Agamben. Che questo libro si specifica quale guerra civile come paradigma politico. La politica del fare, la sessualità, e non la guerra erotica uomosessuale, non ha paradigmi, nessuna logica della politica, sono due facce differenti, non sono neanche una coppia positiva. La politica è l'altra faccia della logica, la richiede, ma non è declinabile logicamente. Potrebbe anche dire che non c'è algebra della politica, e che implica poi che non c'è geometria, cioè che non c'è esecuzione possibile di un protocollo algebrico. La psichiatria chiama tutto ciò paranoia, discorso paranoico già è parlare di psicanalisi. La filosofia, e quindi anche la filosofia politica, è il tentativo impossibile di scrivere una logica della politica, da Platone a Foucault, da Aristotele a Agamben. La prolessi della vita, ovvero l'anticipo che dovrebbe offrire la logica della politica, tra l'altro che sarebbe leggibile su un nastro di 0 e 1 sul quale Alan Turing stesso avrebbe potuto leggervi il suo stesso suicidio. Ebbene, questa logica della politica si realizza come metessi della vita, questa prolessi si realizza come metessi, questa anticipazione si realizza come procrastinazione. Procrastinazione di ogni elemento originario. E allora di cosa si vive? Non si vive, si sopravvive. Di sostituti. Per sopravvivere quindi in finzioni personali e sociali. Droga, prostituzione, il business delle sostituzioni è molto più importante e decisamente coprente il business intellettuale. Per un libro intellettuale, un milioncino di libri anti-intellettuali. Da qui la difficoltà di vita degli intellettuali, di coloro che escono dal solco, no? dal solco sociale e politico, come è stato anche un caso non considerato politico, ma matematico o patografico, come quello di Kurt Gödel, al quale dobbiamo il principio di incompletezza e di indecidibilità. I teologi più radicali e assoluti, come anche Maimonide, si accorgono che la via della filosofia è quella degli smarriti ed è la formazione liceale di base dell'intelligenza occidentale. Ma non si tratta di toglierla dagli insegnamenti, si tratta di restituirla in altra qualità, la filosofia con le sue problematiche, in particolare i tre principi dell'antivita che sono principio di non contraddizione, principio di identità e principio del terzo escluso. Quindi più nessuna ontologia della guerra civile e della sua dottrina che ancora insegue Giorgio Agamben. Occorre che ciascuno dissipi la credenza nella guerra sostanziale e mentale, che è anche la credenza nel nemico, e di cui la guerra civile ne è solo un aspetto. La guerra intellettuale
quella del disarmo e senza nemico. Ed è la guerra che solo l'amore può dare.